due fratelli. Fascista! Ma che siamo in, che cazzo state facendo? Siamo qua in Cina! È via Sabine! Dico che non la fa la fatta. Ma di cosa stiamo parlando? Questo governo non ci rappresenta! Non ci rappresenta! Vai, Sabine! Vai, la merda! Merda razzista! Salvini fai schifo, lo Stato italiano non è questo, non ci rappresenta questo governo, la metropolitana deve essere gratuita sempre, i trasporti sono un diritto, le ore di lavoro comprendono anche il tempo di arrivo al lavoro, merda! Basta zitto! Il biglietto, la competenza del prezzo del biglietto è del sindaco tesoro. Vai, vai a pensare a Macao e stai a aspettare la gente che non ha la casa. Macao occupa abusivamente un immobile, è illegale, sai, questa cosa allora, è illegalità. Allora chiedi al tuo ministro delle infrastrutture di fare più case popolari. Anche qua, la migliore di questo paese. Ciao. Un po' questa cosa nel tuo buco. Intanto a 2 metri dalla metropolitana nuova c'è il CPR dove i ragazzi l'altro mese si sono cuciti la bocca col fil di ferro. Col fil di ferro si sono cuciti la bocca perché non gli sono da mangiare, li trattano uno schifo. Allora mi contatti e ti dico dove possono andare le persone ad andare a mangiare, vanno dai servizi sociali. Ma le recuperano per strada, li chiudono. Dai, per favore, hanno fatto delle galere qua dietro al quartiere nuovo. Il sindaco è il governo. Il sindaco è dei CPR, giusto? 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 Sempre quello dei CPR? Il sindaco dei CPR? Il governo dei CPR? Ah, bello! Stiamo qua a inaugurare le metropolitane mentre in giro c'è la gente senza casa, senza reddito, senza posto dove stare. Esistono i CPR. Ma io cosa ti devo ascoltare a fare? Ma che sei una razzista, sì? Vedi andare. Fatti rappresentare da questo governo, per noi. Sappiamo chi sei. Quella è la democrazia. Questa cazzo di telecamera. La democrazia? La democrazia è rinchiudere una persona perché non ha fatto nulla, è democrazia. Ma di che cazzo stiamo parlando? Occupare abusivamente. Siamo qua in un parco pubblico. Di cosa stai parlando? È la nostra città. È un evento. La contestazione è permessa. Hai chiesto la democrazia, non supporta e non togliere il fascismo. Sono d'accordo con te, ti sto dicendo che il biglietto della metropolitana è il prezzo. Ma se sei d'accordo con me, cosa ci fai in mezzo agli sbirri? Lo decide sì, sbirri. Queste sono... Brava, non vai d'accordo con il tuo sindaco, bravo. Basta con questa cazzo di telecamera, non pubblicare niente che mi girano i coglioni. Che porco io. La sicurezza. Vergogna! 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 Ma ti studio anche, cogliona! I mezzi pubblici sono un diritto del cittadino, sono gratuiti sempre, devono esserlo sempre, non che fate una roba di facciata con la polizia e l'inaugurazione di Zara per dire che i mezzi sono fighi, porco Dio, c'è la verde, la metropolitana verde che cade a pezzi da 5 anni. Che ci piove dentro, i treni non funzionano! E qua parliamo oggi abbiamo parlato con tante persone, soprattutto con gli anziani. Con la madre.